Ciao a tutti da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Racing Time, il TG dei motori. Dunque, iniziamo subito con due buone notizie, perlomeno una buona notizia e una che spero lo diventi perché sono sicuro che vi piacerà soprattutto se riusciamo a concretizzare questo qualcosa che vogliamo fare. Allora, per quel che riguarda la prima buona notizia, scudetto Ferrari ritrovato. E questa è una cosa che già circola, una notizia che già circola dall'altro ieri sera o da ieri mattina, se non erro. In realtà l'abbiamo pubblicata su tutti i social, qua ci siamo dimenticati di dirlo, cioè ci siamo, mi sono, la responsabilità è solo mia, quindi perdonatemi, però è una storia che è andata a finire bene, sono molto molto contento. E poi eccoci qua. Mi piace? Diffusore, questo è, come dire, elemento della monoposto così affascinante. Ebbene, udite udite, se ci riusciamo, questa sera alle 20 faremo una diretta con Giacomo Rizzitelli per parlare appunto dei diffusori, visto che a Monte Carlo, questo particolare qui, o per meglio dire, tra Imola e Monte Carlo, in tutti e due i Gran Premi, è stato molto osservato, e non parlo solo di quello della Ferrari, parleremo comunque dei vari diffusori in maniera generica e soprattutto parleremo con Giacomo in maniera molto tecnica del funzionamento del diffusore estrattore, che dir si voglia. Bene, fatte queste due premesse, andiamo con la sigla e poi iniziamo con le news di oggi. E anche lì, in apertura, dopo la sigla, vi faccio vedere una cosa carina. Bene, iniziamo subito la puntata con questa bella immagine che si commenta da sola. Festa grande ancora in casa Ferrari per tutto quello che è successo durante il weekend di Monte Carlo. È bellissimo vedere tutta la Jazz o ex Jazz, se volete, riunita con Vasseur che parla lì sul palchetto. Veramente meraviglioso, come è meraviglioso vedere questa foto. Il trofeo vinto a Monte Carlo, per meglio dire uno dei tre, in bella mostra messo lì davanti la Jess. È veramente una cosa meravigliosa. Bene, a proposito di Jess, SF, eccetera, eccetera, c'è stato un commento al quale non polemico e neanche la mia risposta è polemica, mettiamo le mani avanti, al quale però voglio rispondere con una sorta di quiz. Allora, avete visto che l'anno scorso chiamavamo la 499P la signorina, gli abbiamo dato questo nomignolo che gli è rimasto, la signorina è e la signorina resta. Quest'anno, la monoposto del 2024, la chiamiamo F2024. Il motivo non è legato al fatto che volevamo che, o volevo che, la chiamassero così, assolutamente, che non posso decidere io il nome, non sono né il padre né la madre, quindi mi spiace, non è possibile. Però c'è un motivo ben preciso dietro a questo modo di chiamarla. Ora, voglio vedere quanti di voi hanno capito perché continuiamo a chiamarla così e perché continuiamo a chiamare la 499P la signorina. Quindi vediamo chi ci indovina, scrivetelo nei commenti perché sono curioso di vedere quanta conoscenza avete di tutto quello che si fa, no? È bello capire che comunque anche un particolare così sia stato percepito appunto da chi ci guarda. Quindi per piacere scrivete questa cosa qua e poi magari nel video di stasera o domani ne parliamo. A proposito, stasera avevo già detto che cosa facciamo, però domani, credo domani, dipende un po' da come vanno le giornate a livello di notizie che arrivano appunto dal motorsport, domani dovremmo introdurre il video del camber, della campanatura. Se per caso invece stasera salta la diretta per motivi di impegni, è una settimana che dobbiamo farla con Giacomo, allora potrei pensare di metterlo stasera. Comunque in ogni caso stasera alle 20
incrociate le dita che dovremmo fare appunto questo appuntamento qui, e lo facciamo in diretta perché vogliamo coinvolgervi il più possibile. Poi andiamo avanti con la puntata, perché in Formula 1 i vari team con FIA e FOM stanno discutendo di una cosa che onestamente, cioè in questo periodo, come potete immaginare, si discute di tanto per quel che riguarda il futuro, no? Si è parlato del patto della Concordia, di varie regole che dovrebbero essere introdotte e anche di un qualcosa che è legato a un effetto visivo, ovvero il riconoscimento, e qui io voglio aggiungere una cosa, il riconoscimento delle vetture. Sì, perché soprattutto a Liberty Media piacerebbe che ci fosse una distinzione maggiore tra i vari team. A volte è vero, quando vediamo una monoposto che arriva da lontano, soprattutto nei Gran Premi dove c'è poca luce, non si capisce subito bene di che cosa si sta parlando, che monoposto è, ma è la Red Bull, è la Williams, è quella e quell'altra, cioè un po' di confusione la facciamo. E quindi FIA, o per meglio dire, soprattutto Liberty Media, vorrebbe un colore un po', cioè, distintivo dei vari team e meno confusionario. Per fare questo però ovviamente si deve mettere una regola fondamentale, che è quella di colorare tutta la vettura, perché se mezza macchina me la lasciano nera, o per meglio dire non colorata, quindi carbonio vivo per problemi di peso, e allora capirete bene che si fa fatica poi a riconoscere questa e quell'altra vettura. E questo è uno. Io aggiungerei un'altra cosa, anche se non è bello limitare la libertà dei vari piloti, però quant'era bello una volta quando tu riconoscevi da lontano il pilota che arrivava per il casco. Tu sapevi che il casco giallo era di Senna, quello blu notte con la bandiera austriaca era di Berger, poi c'era quello di Piquet, rosso con queste strisce e col fondo bianco, cioè quello di Patrese, fondo bianco con tutte quelle linee blu, cioè voglio dire, i caschi, o Alboreto, ne vogliamo parlare, cioè il casco di Alboreto ispirato a quello di Ronnie Peterson, erano distintivi per un pilota, adesso cambiano di continuo. Ecco, io introdurrei anche questo, se ci sentite battete un colpo. Andiamo avanti. Allora, qui vorrei fare i complimenti a questo fotografo, perché ha dimostrato veramente tanto coraggio, a parte ottimo buon gusto, perché ha un berrettino che mi piace tanto, però quanto coraggio, cioè non è scappato via, ma è rimasto lì a fotografare, mettendo a repentaglio anche la propria vita, e quindi sono scelte, però veramente molto molto coraggioso. E a proposito di Monte Carlo, c'è un dato particolare che riguarda la Aston Martin, perché vi leggo dei numeri. Allora, Alonso, qualifiche 2023, 1.11.449. Stroll, miglior pilota Aston Martin, nelle qualifiche 2024, 1.11.563. Ragazzi, questo è un numero che veramente fa riflettere. Cioè, in Aston Martin continuano, numeri alla mano, ad avere problemi con gli aggiornamenti. Cioè, è l'unica monoposto, da quello che mi risulta, che è andata più piano rispetto al 2023. È incredibile, perché da Monte Carlo di allora a Monte Carlo di ora, oltre ad aver introdotto un nuovo monoposto, ci sono in mezzo anche tanti sviluppi. Quindi in Aston Martin, vabbè, anche in Red Bull non ci dispiace, però in Aston Martin effettivamente qualcosa non torna e inizia a non funzionare. Invece, ad esempio, andiamo a guardare la McLaren. Cioè, si vede che da un po' di tempo a questa parte gli innesti che sono stati fatti funzionano alla grande. Su tutti farei un nome, Rob Marshall. Ecco perché, onestamente, l'aerodinamico che era in Ferrari, che adesso non mi sovviene il nome, io sono famoso per ricordare Sanchez, ecco, onestamente che spazio doveva avere Sanchez con un pezzo da 190 come Rob Marshall in McLaren, che sta dimostrando che è capace di trasformare i numeri in performance, quindi bravo veramente.
in Aston Martin qualcosina non funziona. Poi, altra cosa curiosa, allora, in una delle interviste rilasciate da Leclerc, no, alla domanda che riguardava Lewis Hamilton, lui ha detto: sarà un onore correre con un 8 volte campione del mondo nella stessa squadra la prossima stagione. E allora il giornalista che l'ha intervistato gli fa: 8 volte campione? Ecco, sentite un po' che cosa risponde Leclerc. Leclerc dice che per lui il mondiale del 2021 l'ha vinto Hamilton. Ora, non è un'opinione solo di Leclerc, nell'ambiente un po' tutti pensano che il legittimo proprietario del mondiale 2021 debba essere Hamilton. Purtroppo sappiamo che non è andata così, e non purtroppo per questioni di tifo, ma per questioni di oggettivamente di giustizia, no? Però è bello sentire che non siamo gli unici a pensarla in questo modo, e che c'è anche un pezzo da 290 come Leclerc. E questo è uno. Poi guardate un po' Monaco come si è vestita, Monte Carlo come si è vestita, piena di ringraziamenti per il proprio paladino. Bene, seguendo il motto che diciamo sempre, ovvero il motorsport non è solo Formula 1, andiamo a fare un salto anche in qualche altra categoria e diamo un'occhiata a una delle categorie che corre, però non me ne andate perché poi si ritorna, quindi per quelli che amano solo la Formula 1, alla fine dei conti, mi raccomando, non ci abbandonate. Allora, dicevamo, questa settimana si corrono due categorie importanti. Una è la MotoGP a casa nostra al Mugello, l'altra è la IndyCar. Per entrambe ci sono delle news veramente su cose. Poi alle porte, ragazzi, nel weekend del nostro secondo talent, quindi 15-16, non dimentichiamoci, c'è la 24 ore di Le Mans con la signorina che è messa lì pronta, speriamo, a fare il bis. Quindi vedremo un attimino sta cosa qua. Però per quel che riguarda la MotoGP, allora, pare che la situazione di mercato legata a questi due abbia trovato un po' di pace, pare, perché Jorge Martin, il pilota alla vostra destra, dovrebbe prendere il posto purtroppo di Enea Bastianini, e questo è uno, quindi dovrebbe essere lui a vestire di rosso. Invece, per quel che riguarda Marc Marquez, dovrebbe avere la moto con gli ultimissimi aggiornamenti, quindi stiamo parlando l'anno venturo della 2025. Secondo me così li accontentano tutti e due, danno un colpo al cerchio e uno alla botte e li accontentano tutti e due. Vediamo se a questa news seguirà il comunicato ufficiale, ma secondo me è solo questione di tempo. Poi andiamo a parlare di IndyCar. Lo riconoscete questo personaggio? L'uomo ragno, colui che vinta una gara si arrampicava sulle reti e iniziava a lanciare guanti e di tutto e di più. L'uomo ragno della IndyCar, il 4 volte ragazzi vincitore della 500 miglia di Indianapolis, Helio Castro Neves, che ritornerà a correre nella categoria nelle prossime due gare, cioè quelle di Detroit, wow, e Road Atlanta, perché sostituirà Blomqvist, che ultimamente ha fatto qualche incidente di troppo. Quindi sono contento di vedere l'eterno brasiliano Helio Castroneves ritornare alla guida, tra l'altro in due circuiti fantastici, un cittadino, ma soprattutto Road Atlanta, è veramente tanta tanta roba. Un circuito vecchio stile che sicuramente vi piacerà, non ho dubbi su questo. Poi faccio vedere le livree, perché manca pochissimo alla 24 ore di Le Mans, quindi iniziamo un po' a scaldare l'ambiente. Livree per il team BMW nella categoria GT, c'è anche la vettura di Valentino, quindi niente, semplicemente adesso sarà tutto un crescendo per quel che riguarda la 24 ore di Le Mans, perché l'interesse attorno a questa gara è veramente molto molto grande.
Poi volevo fare gli auguri a Giuseppe Clemenza, che ha compiuto gli anni e che ancora una volta ci dimostra, brava sua moglie a fare questa torta, e ci dimostra, ragazzi, che la Ferrari è parte integrante della nostra vita quotidiana. Cioè, se dobbiamo fare una torta, la facciamo Ferrari. Cioè, questa cosa qui è una cosa veramente bella. Io non ho mai visto una torta Red Bull, ad esempio. Le lattine sì, le fanno, ma la torta no. Passiamo ai commenti. Allora, pole position di ieri Alessio Longo, poi Marco Nesti, Paddock Boy, Pacillo Antonio, User, Adriano Albanese e Giorgio Soricetti. Quelli più di tendenza, datemi un attimo che li ingrandiamo tanto. Paddock Boy, buona l'idea che mi proponi. Nino Calzolari, che scrive: buonasera, ma ti riposi mai? Si riferisce al video di stanotte. Ecco, questo è un serio problema, caro Dino, credimi. Poi Simone e Paolo Pancrazzi, aspettiamo un po' per il discorso New Way. Io ripeto, diamo tempo al tempo e poi vedremo che cosa avrà deciso. E Andrea passa l'acqua. Bene, vi avevo detto che avremmo concluso la puntata con un'ultima battuta sulla F1. Allora, la tappa in Canada sarebbe fantastico avere da questo Gran Premio ulteriori conferme sulla bontà del progetto F2024. E secondo me qualcosina di positivo arriverà. Perché? Al di là del discorso del passaggio sui cordoli, eccetera, eccetera, io non lo so se avete visto quella foto che vi ho fatto vedere in linea teorica, perché poi comunque tutto, come al solito, viene deciso nella settimana, in realtà un po' prima, nel caso del Canada, perché tutto in blocco viene fatto partire un po' prima, però comunque in Canada qualcosina in quella zona cerchiata di nuovo dovrebbe arrivare. E quindi sono sicuro che saranno delle migliorie. Vi avviso già da adesso che durante le prove libere verranno studiate a fondo queste modifiche, però a differenza di quello che vi ho detto per gli aggiornamenti, se ad esempio vedremo la Ferrari che fa dell'acquisizione dati potente, cioè attraverso tutti i mezzi che servono per vedere come lavorano i flussi aerodinamici, non c'è da preoccuparsi perché ciò che viene provato e soprattutto che viene messo in campo, qualora venga confermato, ecco, ha bisogno di avere quante più informazioni possibili per continuare a lavorare sul grosso pacchetto che poi verrà portato, ma soprattutto per continuare magari a immettere gara dopo gara quella piccola novità che potrebbe aiutare a estrarre tutto il potenziale di questi nuovi aggiornamenti che, ripeto, causa, come ho detto ieri, i pochi chilometri e causa il fatto che abbiamo corso su piste inadatte e ancora il Canada non sarà il top, poi troveremo il top a Barcellona, ecco, non è stato tirato tutto fuori. Qualcosina in più arriverà dalla vettura, dalla performance della vettura in Canada. E secondo me lavoreranno anche su quell'aspetto di cui abbiamo discusso tante volte, di avere, soprattutto nel rettilineo che precede la chicane, molto molto lungo, magari qualcosina in più che arriva dalla più a livello di mappature e di gestione di tutto l'insieme. Vedremo. Bene. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, se è così lasciate un like e un commento, condividete il video sui vostri social, io vi mando un bacio e vi rimando alla speriamo live di questa sera. Ciao a tutti! Ah, no, l'ho detto, iscrivetevi, l'ho detto, vero? Sì, ciao!